Benissimo, amici, benvenuti nel secondo incontro di questo nuovo corso, come avevo già spiegato la volta scorsa, la settimana scorsa. Oggi vediamo semplicissimamente come utilizzare alcuni accordi, come si può fare, diciamo così, per chi inizia a suonare la chitarra per le prime volte. Metterò sempre a disposizione gratuitamente con Guitar Pro la possibilità di utilizzare gli accordi che vedremo, suonando sempre con il click e vedendo anche come mettere giù con le dita questi accordi. E questo vi potrà essere molto utile, soprattutto per chi è agli inizi, andare a tempo, vedere come utilizzare sia la mano destra, appunto, e anche la mano sinistra. Chiaramente, prima di tutto, però, vi chiedo di seguire attentamente, cercare di capire anche come si va minimamente un po' a costruire, ok? Una sequenza di accordi che parte fondamentalmente, come avevamo detto la volta scorsa, dalla scala maggiore di Do. La scala maggiore di Do, se non vi è ancora chiaro o per chi ha perso la prima lezione, vi chiedo di andare a cliccare qui sopra e vi porta chiaramente indietro e andate a guardarla. Comunque, ripartiamo dalla scala maggiore. La scala maggiore si costruisce per salti di terza, per cui quindi se io prendo la prima nota che è il Do e la vado ad armonizzare con questa nota che è il Mi, che è a distanza di terza da essa, chiaramente non posso suonarla insieme a questa nota che è sulla stessa corda. Di conseguenza la vado a posizionare qui, come vedi, dalla mano sinistra. Ok? Chiaramente la nota successiva, e questo mi dà la consegna. Diciamo così, mi dà la possibilità di suonare questo accordo che è l'accordo di Do maggiore, che è formato dal Do e dal Mi. Senti, chiaramente nell'accordo di Do c'è un'altra nota fondamentalmente, che è il Sol, che diciamo è la sua quinta, perché è il Do, Mi e il Sol, che è la quinta relativa a distanza, sempre di terza dal Mi, ovviamente nella scala di Sol. Per cui noi faremo sempre salti di terza una nota relativa all'altra. Ok? Questo è un po' il concetto della costruzione delle triadi che vedremo anche nella prossima lezione. Per adesso però quello che ti mostro e vedi nella, diciamo, foto che potrai anche sul blog scaricare è la costruzione delle terze della scala di Do maggiore. Vedi che in questo caso abbiamo il Re con il Fa, che è la sua terza relativa minore. In questo caso abbiamo il Mi e il Sol. In questo caso abbiamo il Fa e il La. In questo caso abbiamo il Sol e il Si, come vedi scritto, ok? In questo caso abbiamo il La e il Do. Ok? E in questo caso abbiamo il Si con il Re. Cioè sono tutte note, ok, costruite e armonizzate, per cui suonate insieme a distanza di terze. Ok. Questo significa chiaramente che mettendo un'altra nota ci darà l'opportunità di avere questa cosa, invece, che sono fondamentalmente quarti interi, ok? Sono nient'altro che gli accordi del giro di Sol, per cui un Do maggiore, un La minore, un Re minore e un Sol maggiore. Chiaramente per chi inizia fa un po' fatica ad aprire bene le mani e andare a tempo, per cui guarda un attimo questo video che ho messo a disposizione e poi continuiamo. Benissimo, amici, come stavo appunto dicendo, parte, diciamo così, delle triadi, se possiamo definirla in tal modo, la possiamo vedere per gli accompagnamenti già su una cosa di questo genere che ho fatto con Guitar Pro. Vedete che in questo caso la definisco triadi anche perché qui, ad esempio, manca, ecco, se vogliamo dire una piccola notina che è un Sol, ma in realtà di solito questa parte, ok, vista in questo modo, è un Do maggiore,
anche se ha quattro note, no? Perché vedete che è un Do, un Mi, un Sol, però è un Do. Per cui fondamentalmente ci sono due note che si ripetono, cioè in questo caso un Do al basso e un Do al canto, però sono tre note, ok? In questo caso è un La minore, in questo caso è un Re minore e in questo caso è un accordo di Sol maggiore. Però fondamentalmente sono accordi composti da tre note. Per cui da battute, ok, di quattro quarti, molto semplici, dove la mano destra si, diciamo così, sposta sempre verso il basso, fondamentalmente, ok? Per cui molto semplice, ci dà l'opportunità questa cosa di suonare insieme a lui, per cercare di mettere giù la mano sinistra, insieme senza sbagliare e di andare a tempo. Ovviamente ti ricordo sempre che vedi il mio mouse come si sposta e di cercare di spostare il BPM magari un po' più veloce o un po' più lento in base alla tua capacità di essere un po' più abile a andare un po' più a tempo. Ovviamente ne ho creato chiaramente più di uno. Come puoi vedere, in questo caso, avendo degli ottavi, una battuta di un ottavo, un altro ottavo che suona, sempre chiaramente, in questo caso ho messo solamente per adesso un Sol maggiore, ma in realtà qui stiamo suonando sempre un accordo di Do maggiore, La minore, Re minore e Sol maggiore. Però dove la mano destra vedi che si sposta una volta verso il basso, una volta verso l'alto, un'altra volta verso l'alto, cioè ci sono dei motivi per cui la mano quando ci sono delle pause non si sposta in una direzione o una volta in un'altra direzione. Per cui, scusami un attimo, abbasso, però diciamo che ci fa capire, no, questa cosa che ho creato, il modo in cui ci può aiutare. Quando ci sono delle pause, come muovere la mano. Diciamo che, ecco, questa è una cosa invece diversa che vedremo un po' più avanti. Ecco, in questo caso, invece, quando ci sono queste X, diciamo così, sono dei brush, cioè diciamo delle pause dove però il plettro si sposta senza far sentire l'accordo, dove comunque la mano sinistra è appoggiato sulle corde, ma non sta suonando. Fondamentalmente te lo faccio sentire mettendo in loop i due accordi che sono il Do maggiore e La minore. Chiaramente questa cosa te la faccio poi vedere nel video, non solamente quando sto cantando, non solamente quando adesso vediamo questo video in cui stiamo mostrando quello di cui ti sto parlando ora. Devo sempre abbassare perché mi devo ricordare che è un po' troppo alto. Sentito? Lo fa sentire abbastanza bene, devo dire, per cui questo, diciamo così, questo grattare, è una cosa che si sente molto spesso sulle parti. E diciamo che secondo me è abbastanza utile perché anche in questo caso questo movimento verso il basso e verso l'alto rende abbastanza bene. Per come l'ho creato, diciamo che in questo caso abbiamo un ottavo con il punto, un sedicesimo, due ottavi di battuta dei brush e poi chiaramente un ottavo, due sedicesimi e un ottavo. Per cui queste sono le cose di cui parleremo e ti mostrerò un attimino nella lezione di oggi. Ora, benissimo. Cerchiamo un attimino, come ho detto nell'ultima parte del video, di suonare insieme e potrai scaricare il video che ho messo a disposizione per andare a tempo, soprattutto con la mano destra, e cercare di imparare di fare soprattutto questo accompagnamento, ok? E di mettere giù bene le mani e ad aprirle e non perdere tempo, ok? Per cui di essere, diciamo, sincronizzato sia nella parte destra che nella parte sinistra. Ok? Per imparare bene ad aprire e a essere sincronizzato con entrambe le mani. Vediamo.
che parto così. Benissimo. Quello che stavamo vedendo è semplicemente il giro di Do con questa sincronizzazione, no? Vedi che nella prima parte, ok, c'è l'accordo di Do e l'accordo di La minore. Fermiamoci un attimo qua e guarda bene la mano destra più che la mano sinistra. Vedi come si muove e come fermo con la mano sinistra? Chiaramente sto andando molto lentamente, più lentamente di 60 bpm. Ok? Questo è molto importante perché molte persone che hanno difficoltà, ok, di andare a tempo, e molto spesso noto che muovono fuori tempo il piede, non capiscono come andare a tempo, devono, secondo me, utilizzare software di questo tipo e capire, in base a questa cosa che tu vedi, dell'andare verso il basso, verso l'alto, perché non hanno questa capacità, ok, dentro che li porta ad andare a tempo, perché non tutti nascono con questa, diciamo così, con questa capacità di base, ok, che li porta ad andare a tempo. Per cui è magari un buon software, un buon metodo per imparare un po' di più, che li può aiutare, perché non tutti sono in grado, ok? Per cui nota bene. Per cui cerca di scaricare questa cosa che metto sempre a disposizione gratuitamente. Chiaramente non posso regalarti anche il software, per cui compratelo, ma più di questo mi sembra di fare veramente molto molto. L'unica cosa, se vuoi, puoi contattarmi per avere lezioni private o recarti a Mantova o recarti a Busto Arsizio a Milano, e hai la mia mail o il mio numero telefonico, contattami dove vuoi su Facebook. Se ti piace questa lezione, metti un mi piace e seguimi, continua a seguirmi. Ci vediamo settimana prossima. Ti ringrazio, ciao!